sono, rispetto alle regole, borderline. Un'indicazione ancora più precisa rispetto all'applicazione della VAS, che credo che sia stata un po' la chiave di volta e il punto di svolta rispetto ad un approccio sulle questioni ambientali che in molte province invece veniva vissuta in modo così il più disparato. Oggi l'obbligatorietà della VAS rende il lavoro più agevole perché finalmente c'è una visione strategica generale rispetto a quello che è l'impatto di quel determinato piano su un'area che oggi è a livello provinciale e poi vedremo nella redigenda legge quale sarà. In molti casi gli amministratori locali, e mi riferisco segnatamente a quelli provinciali, si sono trovati nella difficoltà di avere un piano magari approvato senza che vi fosse stata una VAS preventiva e quindi con una sostanziale incertezza rispetto alla congruità di quel piano cave approvato rispetto agli aspetti ambientali che magari gli stessi amministratori locali invocavano come oggetto di tutela. Io arrivo da una provincia che è la provincia di Varese, che sta redigendo cioè è stata sottoposta a VAS postuma e io dico ben venga questo tipo di atteggiamento se serve a mettere tutti esattamente in sicurezza, da un punto di vista imprenditoriale gli operatori, ma soprattutto da un punto di vista ambientale, appunto, la biodiversità dei luoghi in cui spesso, peraltro, di pregio in cui peraltro a volte le cave si trovano ad essere limitrofe. Si è fatto cenno al piano di Bergamo. Beh, io credo che questo, e l'ho detto anche in commissione, questo iter di approvazione costituisca un po' la mortificazione della buona politica. Perché dico questo? Perché all'approvazione che c'è stata in Commissione Ambiente e che poi transiterà in Consiglio regionale, di fatto è stata la rappresentazione di come, e lo dico senza absit iniuria verbis, come si dice, verso chi poi materialmente e dal punto di vista tecnico il piano l'ha elaborato, però è stata la negazione di una partecipazione di programmazione all'interno della programmazione della buona politica. Perché dico questo? Perché il piano di Bergamo è stato redatto da dei valentissimi commissari, non ha fatto neanche un passaggio in giunta, è arrivato in commissione con una valutazione ambientale strategica che di fatto l'ha sigillato, l'ha incorniciato, l'ha impacchettato e ci siamo trovati di fronte quindi a una sorta di quasi ridondanza del nostro lavoro, che pure ho la presunzione di dire con la collaborazione di tutti abbiamo svolto in modo puntuale, abbiamo fatto tutta una serie di audizioni, abbiamo visto che c'erano magari dei piccoli aggiustamenti, ma tutto all'interno di una valutazione ambientale strategica da considerarsi, come dire, quasi la Bibbia, nessuno mi fraintenda. Ma senza che vi sia stata però una capacità di programmazione da parte della Giunta, della Commissione e del Consiglio rispetto a questa questione. E devo dire che in Commissione un po' questa cosa l'abbiamo patita. Ecco, io non sono certamente favorevole al fatto che debba essere la politica a porre delle valutazioni così pregnanti, così forti da mettere in un angolo altre circostanze. Ma io credo che se si attribuisce agli enti locali e alle
alle regioni, se si attribuiscono delle facoltà, delle funzioni, delle potestà, beh, credo che queste debbano essere nel rispetto della legge, nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto delle proprie competenze, però certamente messe in campo. Anche da questo, come dire, deriva poi la necessità di una veloce ma non frettolosa, mi permetto di dire, redazione di un nuovo strumento normativo. Veloce perché è necessario porre rimedio, ma che non sia frettolosa, perché non vorrei che per risolvere un problema così importante si commettessero degli ulteriori errori. Il tavolo che è stato aperto, io credo, caro Villani, che debba essere necessariamente riavviato. Magari, e qui lo dico all'ingegnere Elefanti, rivedendo le modalità di approccio alla questione, cioè non credo che andare a indicare punto per punto quello che era un PDL possa essere assunto come abbrivio alla soluzione della questione. Francamente, da un testo base io credo si debba partire, perché altrimenti il tavolo diventerebbe pletorico, diventerebbe oltremodo lungo, oltremodo, quindi a volte ciò succede quando i tavoli sono pletorici, improduttivo di efficacia che invece noi vogliamo attribuire. Io spero che da questo punto di vista il riavvio del tavolo permetta poi a tutti i gruppi di partecipare in modo importante a questo tipo di lavoro. Credo che l'approccio che i colleghi del Partito Democratico hanno voluto attribuire sia l'approccio corretto. Nessun paletto iniziale, nessuna velleità di essere, e mi riferisco evidentemente anche a quella che è la mia posizione, portatori della soluzione in modo univoco, ma portatori di esperienza, portatori di capacità, portatori di idee all'interno di uno strumento che io spero possa arrivare in fretta e in modo assolutamente condiviso. Il territorio di Regione Lombardia ne ha bisogno. Grazie. Ringrazio il Presidente Marsico, faremo certamente il possibile per riprendere tutti insieme questo tavolo, noi abbiamo cercato di fare la nostra parte, ma insomma bisogna riprendere il tavolo partendo da quegli elementi che ci sono comuni, che abbiamo verificato ormai hanno già una condivisione. Semplificazione, modifica della legge, eccetera. Comunque si riprenderà sicuramente rapidamente. Do ora la parola a Paolo Zambianchi, il dottor Paolo Zambianchi, presidente di Anepla. Seguire Daniele Bosone. Buongiorno a tutti. Anch'io mi accodo ai ringraziamenti per l'invito all'iniziativa al consigliere Villani e al presidente Brambilla. Consentitemi una brevissima premessa. Noi come Associazione Nazionale dei Produttori Lapidei, che rappresentiamo sostanzialmente la parte di coloro che operano nel settore degli aggregati naturali, degli inerti, della sabbia, della ghiaia, dei pietrischi, talvolta anche in minima parte nel settore di Brescia delle pietre ornamentali, abbiamo cercato di collaborare con le istituzioni fin dal principio, ritenendoci parte tecnica e preparata sulla parte della normativa vigente e sulle eventuali proposte sul tavolo, come diceva l'ingegnere Elefanti, del PDL o delle varie proposte. E quindi abbiamo già in passato presentato
in sesta commissione con diverse audizioni le nostre osservazioni e alcune considerazioni che abbiamo voluto fare sulle proposte sul tavolo, e per questo siamo disponibili e rinnovo la nostra disponibilità a essere così la controparte chiamata in causa da parte appunto degli industriali, da parte degli operatori che rispettano le regole, come diceva il Presidente Marsi. Tracciamo una linea da chi rispetta le regole, da chi vuole rispettare le regole e si assume le responsabilità e da chi no. Siamo vittime anche noi dell'asserzione cava uguale discarica, cava uguale attività malavitose, cava uguale mafia, mettetela come volete. Quindi tracciamo una linea netta da chi rispetta le regole e chi non le vuole rispettare. E chi fa parte della nostra associazione deve rispettare le regole. Fatta questa premessa, mi sembra importante sottolineare allo stato attuale delle cose, visto che un po' tutti l'hanno accennato, il consigliere Villani, l'ingegnere Elefanti, la situazione attuale, che mi rendo conto non si vede benissimo in questa slide, in realtà è una situazione di stallo, o per gli operatori ovviamente. Noi abbiamo una serie di piani cave scaduti, più emblematico tra tutti faccio il caso di Brescia, perché forse è il caso più noto, ma c'è anche Mantova, ma c'è anche Lodi, Cremona, grazie. E ci sono una serie di piani, quindi piani che formalmente, non è la nostra interpretazione, però formalmente hanno concluso il decennio di validità, di attuazione, chiamiamolo così, più attuazione che validità, del piano stesso, e nelle quali province, quindi di fatto c'è una situazione in cui l'attività estrattiva è in stallo. Stessa situazione per quei piani che stanno facendo la procedura di VAS, come abbiamo visto Bergamo, come abbiamo visto anche Varese, VAS ex post, o come stiamo vedendo a Pavia, in cui a seguito della nuova legge regionale 8 sostanzialmente c'è un congelamento della pianificazione, quindi del rilascio anche di alcuni iter autorizzativi, che fanno sì che il quadro è sostanzialmente congelato. L'unica provincia, ingegnere Elefanti mi corregga se sbaglio, che ha provveduto al rinnovo del piano è stata Como, che ha un nuovo piano cave, che è entrato in vigore nel 2014 e ha, esatto, con pochissime cave, una sola credo, e non è un caso quindi effettivamente questo sia avvenuto. Quello che vi faccio vedere, che abbiamo presentato anche al Presidente Marsico in sesta commissione, è un po' una fotografia di quello che è stato l'iter della, chiamiamola così, precedente tornata di pianificazione dei piani cave. Qui sono rappresentati con queste barre colorate un po' tutti i passaggi che il Presidente Marsico ha discusso prima, cioè sostanzialmente il passaggio provinciale, il passaggio di approvazione della giunta regionale, il passaggio in consiglio regionale e la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia. Vedete che nel caso ormai che fa, direi, letteratura, gli 8 anni impiegati a pianificare un piano cave, del resto poi annullato, che è quello di Bergamo, con tutti i vari tassellini, cioè è significativo della complessità del sistema, dell'iter di pianificazione che i piani cave devono passare. Vorrei attrarre la vostra attenzione solo alla provincia di Cremona, che è stata l'unica provincia, diciamo così, nella precedente tornata virtuosa, consentitemi questo termine, ovvero che ha iniziato a pianificare prima
della scadenza del piano cave vigente, ovvero della linea in cui è posizionato lo zero. Tutte le altre province hanno iniziato a pianificare il nuovo piano cave già sostanzialmente oltre la scadenza del piano. E quindi qui mi ricollego a quello che diceva l'ingegnere Elefanti, cioè gli 8 anni della pianificazione sono su questa slide. E in più, un caso emblematico, quando non ci si mette il tribunale amministrativo. Vedi Bergamo, che dopo gli 8 anni di pianificazione, buona, cattiva, che sia stata, ha annullato sostanzialmente il piano cave. Su quest'altra slide vedete invece quelli che sono gli iter, cioè i tempi che gli operatori, cioè che noi, i nostri associati, devono attraversare per arrivare ad ottenere l'autorizzazione finale, quindi ad iniziare a scavare, a iniziare a estrarre il primo materiale e iniziare anche le prime operazioni di recupero ambientale, perché le autorizzazioni sono contestuali, si scava e si recupera, se non si scava non si recupera. Vedete che per una cava, diciamo nel caso 2, ovvero quella cava che deve affrontare tutto l'iter autorizzativo, quindi un iter complesso, un iter dove c'è anche sicuramente una fase di probabile contestazione del territorio, i tassellini colorati fanno sì che la somma dei tempi da iter arrivino a 705 giorni. Qui io mi sono preso, diciamo, la licenza di togliere tutte quelle che sono le feste, Ferragosto, Natale, Capodanno, quindi questi sono giorni effettivi di lavoro da ITER. Questo è quello che dice dicono le normative ambientali, cioè in parte la 1498, in parte le normative sul decreto legislativo 152, in parte la normativa anche sui beni paesaggistici. Quindi se mettete insieme tutti questi rettangolini arriviamo circa a 2 anni, quando va bene, di iter. In realtà sotto, nelle 3 barre sotto, vedete che nei casi reali i tempi di iter vengono subiscono un allungamento per vari fattori tecnici, interruzione dei tempi, anche carenza degli operatori che non rispecchiano le richieste degli enti. Comunque si arriva a tempi di iter che vengono addirittura decuplicati, e quindi questi 705 giorni teorici nel caso diciamo più complesso possono arrivare anche a diventare il doppio o il triplo. Perché vi dico questo? Allora, queste riflessioni, anche in base a quanto ho sentito precedentemente dai relatori, fanno sì che sostanzialmente, secondo noi, siamo in una situazione in cui l'emergenza ha ormai superato il segno, ha mai superato il limite. Ovvero, se immaginiamo che per realizzare una nuova e sicuramente più valida legge e normativa sulle cave, tra l'altro che tenga conto anche magari della procedura VAS, quindi delle nuove temperanze ambientali, mettiamo così, che il piano stesso debba subire, dobbiamo immaginare che questo percorso sia oltremodo ancora in itinere, un po' lungo. Adesso i tempi tecnici ovviamente non li conosciamo. Quello che ci preoccupa maggiormente è che, attendendo la nuova normativa, che diventerà sicuramente operativa prima possibile, ci auguriamo, partirà poi comunque il nuovo iter. Quindi sostanzialmente per un nuovo iter di pianificazione, seppur semplificato, se i tempi dovessero essere analoghi a quelli che abbiamo visto precedentemente, avremo una vacatio, avremo un tempo in cui sostanzialmente il settore delle cave continuerà a essere fermo per ulteriori, facciamo un'ipotesi migliorativa degli 8 anni, facciamone 4 per la parte di pianificazione. Mettiamoci la parte autorizzativa che devono fare le aziende.
siamo ottimisti, mettiamo che la semplificazione ci permetta di arrivare ad ottenere i nuovi permessi, ripeto, di escavazione e recupero ambientale in un anno. Stiamo parlando di come minimo 5 anni. 5 anni in cui ci sarà lo stallo, più o meno in tutte le province della regione Lombardia. Ma la mia riflessione con voi vuole essere questa: cosa porta a questo stallo? Beh, allora, sostanzialmente porta magari al fatto che quando ci troviamo a dover realizzare delle opere come la tangenziale est esterna o come la Brebemi, nel caso ancora di Brescia, vediamo presentare per Brescia circa 10 milioni di metri cubi di cave di prestito per la realizzazione dell'opera, e che fortunatamente siamo riusciti come associazione di categoria, insieme all'AIB, insieme alle associazioni di tutela dell'ambiente e i comuni, a bloccare. Oppure anche come Milano, in cui per la realizzazione della TEM abbiamo visto presentare 4 milioni di metri cubi di cave di prestito al di fuori della pianificazione già esistente. E questo è un aspetto. Poi c'è l'aspetto, come dicevamo prima, forse lo diceva il consigliere Villani, di tutte le attività, diciamo così, non proprie, tra cui le bonifiche agrarie. Se c'è il presidente della provincia di Pavia sicuramente conoscerà bene, i laghetti di pesca sportiva, e Pavia comunque si sta muovendo decisamente su questa iniziativa, mettendo dei limiti molto stringenti. Quindi i laghetti di pesca sportiva, che sono di fatto spesso purtroppo delle cave mascherate, per non dire dell'escavazione abusiva vera e propria. Quindi questa situazione, era un po' il senso del mio intervento oggi, era quella di farvi comprendere che non favorisce la sostenibilità ambientale, va esattamente al contrario di quello che l'ambiente dovrebbe meritare. E questo lo stiamo cercando di ribadire un po' in tutte le sedi dove siamo invitati, e mettendo anche ovviamente la nostra disponibilità a trovare delle soluzioni valide che ovviamente possano intervenire sulla questione, come diceva il presidente Marsico, il discorso dell'ultravigenza dei piani o un qualcosa che consenta al pianificatore di uscire da questa situazione di stallo. In merito alle nostre osservazioni generali sulle varie proposte che abbiamo visto, sulla nuova legge, io ho ascoltato attentamente un po' avevo seguito, a dire il vero, dall'inizio le varie osservazioni, e molte ci trovano concordi. Per esempio quella sul progetto di ambito, che ovviamente non ha, seppur era stato immaginato con una valenza tecnica importante, oggi probabilmente non ha più ragione di esistere. Un'altra battaglia che vorremmo fosse chiara, che anche il settore estrattivo è un settore industriale, per quanto la tecnologia impiegata, non è vero che è una tecnologia così semplice come si dice, ci sono anche nel nostro settore degli investimenti importanti da fare, c'è sicuramente la parte impiantistica, c'è la parte dei mezzi, quindi per fare un'attività industriale a tutti i livelli, anche a livello estrattivo, occorrono investimenti, talvolta ingenti, e quindi per avere investimenti certi occorrono sicuramente tempi certi, tempi in cui gli imprenditori possono pianificare l'investimento, e soprattutto, lasciatemi dire, anche nel discorso del recupero ambientale occorrono tempi e investimenti certi. Cioè recuperare i progetti di recupero che funzionano sono quelli ad ampio respiro. Il mordi e fuggi, le autorizzazioni brevi, i progetti
di 2 anni, di un anno con l'altro, credo che non facciano bene soprattutto all'ambiente. Negli esempi che abbiamo di eccellenza, di cave recuperate in Italia, in Europa, in Inghilterra, in Spagna, in tutti i nostri colleghi europei, i progetti che sono riusciti meglio sono quelli che hanno avuto maggior tempo per essere sviluppati. Questo vuol dire che possono essere sviluppati a fasi, sicuramente i 10 anni sono tanti, però si può ragionare su un progetto complessivo che preveda uno sviluppo per fasi e che però non debba perdere la sua unità, perché la cosa che comunque non dobbiamo dimenticarci è che la sostenibilità ambientale, dal punto di vista degli operatori, ovviamente richiede anche investimenti economici. Vi risparmio un po' le nostre osservazioni che abbiamo presentato in diverse sedi, ma ritenevo magari più utile fare un po' delle considerazioni così un po' a braccio. Comunque rinnovo la disponibilità della NEPLA, della nostra associazione, al dialogo in commissione o dove essa venga richiesta. Grazie. Ringraziamo il Presidente Zambianchi. Prima di dare la parola a Daniele Busone, Presidente della provincia di Pavia e Presidente dell'UPL, ringraziamo Chiara Braga, l'onorevole Chiara Braga, della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. La parola al Dottor Busone. Grazie, grazie intanto per aver organizzato questo momento di confronto di ampio respiro. E entro subito nel merito, insomma, perché direi che in questo momento certezze effettivamente ce ne sono poche dal punto di vista dell'orientamento istituzionale e anche amministrativo. L'unica cosa certa è che viene la sera, senza cascare in un romanticismo foscogliano, insomma, però per il resto siamo in una fase fortemente di riorientamento. Però alcune cose le possiamo dire, proprio perché c'è una ridefinizione di rapporti fra sistemi di area vasta e regione, proprio perché si sta discutendo di tanti aspetti di riassetto territoriale, come quello di cui si sta discutendo di fatto oggi, per un piano cave un aspetto del riassetto territoriale e ambientale di una regione o di una provincia o comunque di un'area territoriale. E allora possiamo dire alcune cose. Legge del Rio. Legge del Rio prevede fra le funzioni fondamentali degli enti di area vasta, città metropolitane, province e province montane, questi sono gli enti di area vasta, la funzione tutela e valorizzazione ambientale. Molto generica. Ciascuna Regione poi la deve declinare insieme ai sistemi di area vasta così come ritiene. Però la funzione fondamentale c'è, tutela e valorizzazione ambientale. E le parole hanno un loro significato, tutela e valorizzazione. C'è da tutelare e c'è da valorizzare il nostro assetto ambientale. È chiaro quindi che il tema delle cave non può eludere questo aspetto di funzione principale degli enti di area vasta. E io penso che almeno fra le poche certezze che possiamo mettere sul campo, oltre alla sera, è che le regioni ancora oggi, per Costituzione e per loro natura, devono avere un aspetto e mantenere un aspetto di tipo legislativo, pur regionale. Possiamo metterlo in discussione, è utile, non è più, non lo so. Il fatto che le regioni assumano ruoli amministrativi stretti, questo mi sembra che sfugga in questo momento al ruolo più preciso che le regioni dovrebbero avere. I ruoli amministrativi dovrebbero spettare agli enti locali. E io sono sempre del parere che sarò un appassionato del decentramento, ma che i problemi, soprattutto quelli importanti, come quelli di pianificazione, in questo caso territoriale, debbano spettare a chi sul territorio vive e non ad altri. E che quindi una migliore pianificazione si fa lì
dove la gente vive, quindi i comuni, e quelle che oggi vengono definite le case dei comuni, cioè le province, sono sempre state. Io sono ancora una provincia di, diciamo, di vecchio conio, però gran parte dei miei consiglieri provinciali sono sindaci, vice sindaci, assessori, consiglieri comunali. Le province sono sempre state questa cosa qua, non è che ce la siamo inventate adesso, le province sono diventate il momento di sintesi, di coordinamento fra i comuni. Sono sempre state, soprattutto in Lombardia, 10 milioni di abitanti, sappiamo le cose che sappiamo tutti, inutile che... Mi pare strano che la regione, lo dico così, insomma, per la riflessione che sta nascendo, o mi sembrerebbe strano che la regione si mettesse a pianificare in senso amministrativo su territori così complessi come quelli che sono stati citati, province di Brescia, Bergamo, ci metto anche la mia provincia, e così come tutte le province. Ciascuno debba fare il proprio mestiere, in modo chiaro, onesto, trasparente, possibilmente chiaro, non con tutte le incertezze che abbiamo effettivamente oggi e le complicazioni che abbiamo oggi, ma ciascuno deve fare il proprio mestiere. E la regione quindi deve dare elementi normativi di tipo regionale, quadro, entro il quale gli enti di area vasta, insieme ai comuni, vanno a fare la loro elaborazione di pianificazione territoriale. Se vogliamo dare elementi di chiarezza, questi sono elementi di chiarezza definitivi, il resto rischia di essere tutto confuso e allungare i tempi. Questo è un po' per quanto riguarda l'aspetto più meramente legato alla norma, al rapporto quindi fra legge nazionale e deleghe regionali agli enti di area vasta e comuni. Quindi importante la pianificazione territoriale. Poi c'è l'aspetto amministrativo, c'è l'aspetto di pianificazione, quindi la regione dà le linee di indirizzo, così come ha fatto per i rifiuti, così come fa tante questioni in tema ambientale. Poi c'è una pianificazione che spetta il territorio, e di cui poi spero che la regione se ne faccia carico in fase di, in qualche modo, di presa d'atto, di verifica, di coordinamento rispetto alle linee guida più generali, in tempi brevi possibilmente, perché poi è vero che tante volte i tempi della programmazione territoriale si allungano, tempi ulteriori di approvazione regionale, tempi, poi ci sono i tempi amministrativi, dell'iter autorizzativo di ogni impianto, ed è vero, e qui forse dove bisogna agire con la massima semplificazione. Su questo, certo, la legge nazionale può fare molto la legge regionale, però quello che oggi io trovo molto complesso nel suo svolgimento è proprio l'iter autorizzativo, e l'abbiamo visto anche nei grafici presentati a NEPA, cioè c'è una lunghezza enorme, cioè due anni se va bene per avere un'autorizzazione completa è veramente un po' troppo, soprattutto se quell'impianto nasce da una pianificazione che è già stata una pianificazione che ha superato la VAS, la mia provincia è in fase di VAS, diciamo riparatrice, chiamiamola così, sostitutivo, come si chiama adesso, non mi ricordo più il nome tecnico, postumo, ecco, poi non mi piace molto questo termine postumo, quindi stavo cercando altri termini. E comunque sia, se nasce già il processo pianificatorio da una procedura ambientale, io penso che poi l'iter autorizzativo che si innesta su quella pianificazione accettata, programmata dall'ente di area vasta e dentro presa d'atto come coerente da Regione Lombardia, poi debba svolgersi con un iter un po' più agile. Su questo, anche qui, sull'iter autorizzativo dobbiamo chiarirci. Chi lo fa l'iter autorizzativo? Chi lo fa questo iter autorizzativo? Perché adesso obiettivamente in tema ambientale un po' di confusione c'è. Perché ci sono iter autorizzativi che fanno le province, ci sono iter autorizzativi che fanno le regioni, poi talvolta le province hanno una pianificazione, l'iter autorizzativo della regione, perché si scopre che è regionale, arriva talvolta in contraddizione con quella che è la pianificazione provinciale, e qui nascono i contrasti territoriali. Noi ci siamo visti calare due discariche, una già autorizzata ad amianto in Principavia, senza che nessuno di noi la volesse, con pareri tecnici, o dire discordanti fra i tecnici regionali e quelli provinciali. Cioè, per cui, e così come adesso si parla di questo impianto innovativo, che è completamente contrastante con il nostro piano rifiuti, che brucia i rifiuti a Retorbido, che ieri c'è stata questa imponente manifestazione, mai vista in Principavia una manifestazione così imponente contro un impianto, certo.
Ma cioè, voglio dire, veramente non pianificato e non voluto il territorio, ma siccome rientra in un iter amministrativo di un impianto vagamente innovativo, allora è regionale, quindi questo può scavalcare qualsiasi tipo di pretesa territoriale. Io penso che questo sia profondamente sbagliato. O l'iter autorizzativo, non è che ci si possa inventare iter autorizzativi a scartamento variabile, insomma, ecco, per le cose che servono. No. Se c'è una pianificazione si sta dentro quella pianificazione. Poi si può discutere se l'iter autorizzativo è provinciale o è regionale. Io sulla parte amministrativa, se voglio essere coerente con quello che ho detto prima, non può che essere provinciale, perché la regione, ripeto, fa grandi coordina, da linee di indirizzo, da un quadro di riferimento legislativo regionale, poi tutto il resto si deve svolgere sul territorio. Però insomma vuol dire che ci sia chiarezza, perché altrimenti anche qui si creano anche grossi fraintendimenti, anche i cittadini non sanno più se la responsabilità politica sta in capo al Presidente della provincia o al Presidente della regione, e questo penso che sia una cosa, io voglio assumermi fino in fondo le mie responsabilità politiche, come se deve assumere il Presidente della regione, però nell'ambito di una chiarezza normativa, insomma, altrimenti c'è confusione, si crea quella confusione appunto nella quale non c'è certezza. Per finire, due cose nel merito proprio della legge. Allora, noi in questa fase di ridefinizione di VAS cosa stiamo notando? È vero, ci sarà difficoltà normativa, tutto quello che si vuole, però è anche vero che la crisi dell'edilizia forte degli ultimi anni che la nostra provincia sta trascinando fortemente ancora in senso negativo i dati occupazionali. Il Presidente di Camera di Commercio mi dice che su fatto 10 fallimenti firmati in provincia di Pavia sulle ditte alla settimana, 8 su 10 diciamo, sono legati al settore edile, a diverso titolo sono legati al settore edile. Quindi è chiaro che questo ha trascinato, nonostante la TEM, nonostante la Brebemi, eccetera, ha trascinato il settore anche delle cave. Le autorizzazioni non sono state neanche chieste, non avviate. Abbiamo delle cave approvate nel piano, la gran parte, il 70% delle quali non è neanche stato avviato il processo di richiesta di iter autorizzativo. Non solo, alcuni escavatori hanno in fase di questa VAS chiesto di rinunciare al proprio titolo estrattivo. È chiaro quindi che la VAS, che come sapete non è un nuovo piano, ma è un riadeguamento ad una normativa a indicazioni, sarà una VAS ovviamente conservativa, ma ancora di più che conservativa, perché chiaramente molti produttori hanno richiesto. L'orientamento peraltro sarebbe anche quello di dire, per esempio, alla Sabrom, società che dovrebbe teoricamente fare la Broni Mortem in principio via, ha chiesto tot di cave di prestito, 4 milioni, no? E beh, io dico, ma se ci sono tante cave e di materiale pregiato che sono in qualche modo in questo momento inattive, e prima di andare a fare altre cave di prestito vediamo magari di far partire quelle che ci sono, no? Perché non è che la sabbia e la ghiaia della nostra provincia siano notoriamente di scarsa qualità, anzi, io con Correga mi pare che sia una delle migliori qualità, insomma, che ci sia sul nostro territorio lombardo, quindi penso che lì si debba andare senza andare a prendere prestiti da altre parti. Certo, c'è un po' questa ambiguità della tariffa, cioè ove non ci sia la convenienza economica, forse in fase di legge questo aspetto dell'economico bisogna vederlo. Io capisco andare a fare un'opera dove in un territorio non c'è materiale per fare quell'opera, posso capire che uno debba fare la cava di prestito perché non c'è più disponibilità. Ecco, ma dove c'è disponibilità, poi mi pare che questa questione del prezzo, dell'economicità, sia forse un po' ambigua, insomma, e quindi forse lì bisogna intervenire se vogliamo togliere l'alibi un po' delle cave di prestito e quindi favorire in questo caso gli imprenditori che hanno investito già in un piano cave e nel fare le cave. L'altro aspetto è un po' quello, e chiudo, non farò più lungo, è quello un po' del ripristino. Allora, io nella legge regionale noto questa, le dico così, insomma, io mi fermerei alla cava, non andrei a sovrapporre molto l'aspetto escavativo con quello dello smaltimento rifiuti o del trattamento rifiuti, perché davvero allora si attiva automaticamente un'ambiguità che secondo me non è utile. Lo dico per due motivi. Gli impianti di triturazione e di riutilizzo dei conglomerati bituminosi vanno bene, ma non è detto che vadano bene lì dove c'è già una cava, insomma, ecco, questo è perché. Perché questo è lo smaltimento rifiuti, comunque la cava ha un'attività estrattiva completamente diversa, poi il ripristino venga secondo
quello che si decide dal punto di vista della compatibilità ambientale, cioè avvenga un ripristino ambientale, inserire l'idea poi, come succede nell'articolo 18, che ci sia quindi una valorizzazione dei rifiuti inerti e il rapporto tra cave e impianti di trattamento rifiuti, lo trovo un po' pericoloso. Io vorrei che la Regione Lombardia superasse la logica della discarica, insomma, e quindi immaginarci che quasi automaticamente una cava, così la leggo, poi magari va declinata meglio quindi la legge, però automaticamente possa diventare anche una discarica, la trovo in questo caso un po' arretrato, cioè non ritrovo una cosa particolarmente innovativa e che tra l'altro è un po' contraddittoria col discorso delle linee guida di Regione Lombardia proprio sul trattamento rifiuti, che ovviamente va verso una diversa impostazione del trattamento rifiuti, che sicuramente non è quello della discarica, mi permetto neanche più quello tutto sommato dei termodistruttori, ma sicuramente non quello della discarica, ecco, per cui secondo me bisogna stare attenti a non introdurre elementi in questa legge sul piano cave che vanno in contraddizione con altre normative regionali che in questo caso comunque non rispondono a un corretto utilizzo dell'ambiente nella fase di restituzione della cava. Quindi davvero buon lavoro, mi scuso se fra un po' dovrò andare a fare Presidente della Provincia e poi a lavorare, perché oramai i Presidenti di Provincia devono giustamente fare un lavoro che non è quello solo politico, e davvero buon lavoro e mi auguro che ci sia quindi un buon equilibrio a fine di questa legge fra imprese, che sono fondamentali, enti locali e Regione Lombardia. Grazie. Ringrazio Daniele per il contributo che ha portato alla discussione. Do la parola a Massimo Del Dos di ANCE Lombardia. Buongiorno a tutti. Cerco di magari fare una sintesi, ho ascoltato tutti i relatori precedenti, cercando di non ripetere magari le cose che in qualche maniera sono state dette. Però se vogliamo in qualche maniera riprendere dal punto di vista politico in mano questa legge, in qualche modo dei paletti, dei punti fissi andrebbero messi. E in qualche modo ho visto che sono stati richiamati. Sicuramente il primo, il più importante, quello che magari tutti noi operatori vediamo sul territorio, è sicuramente quello dei tempi. Non è possibile proseguire con dei tempi lunghissimi di approvazione che poi creano delle possibili fermi sui territori e quindi poi bisogna andare a inventare cose strane per riuscire a mantenere la fornitura sul territorio. E questo, vabbè, è visto dall'ingegnere Elefanti, è già stato trattato, per cui in qualche modo rimane. Non condivido invece l'intervento precedente in cui non si vede nelle cave direttamente il trattamento di altro materiale inerte che arriva dalle demolizioni da costruzione. Perché se è vero che in qualche modo l'Europa ci sta spingendo sempre di più a recuperare questo tipo di materiale, è anche vero che le strutture che già esistono all'interno delle cave in qualche modo sono le medesime che servono per trattare questo tipo di rifiuto. Stiamo parlando di rifiuti di terra e rocce da scavi, stiamo trattando di rifiuti da demolizione. Non sicuramente ampliamo il termine a rifiuti più ampi, però ripeto, se vogliamo ragionare di consumo del suolo ridotto o mantenere il consumo del suolo ridotto, dobbiamo pensare che anche queste infrastrutture devono essere polivalenti e il mercato già ci sta dando dimostrazione che le persone, le aziende in grado di valorizzare questo tipo di rifiuto sono le medesime che oggi hanno già delle cave, per cui perché no mi chiedo riuscire a sfruttare le medesime strutture, il medesimo suolo al fine di fare un'operazione che è ben vista e ormai addirittura è un livello europeo che ci viene richiesto. L'altro punto sicuramente da chiarire, secondo noi, prima di cominciare a mettere mano e entrare in una serie di tecnicismi che la norma poi sicuramente andrà a imporci, è quello dei ruoli.
Ormai è chiaro che la legge del Rio, come si diceva, ha posto in essere un po' una spada di Damocle su quello che è effettivamente il ruolo delle province. Bisogna allora esattamente definire quali saranno i ruoli delle regioni, quelli delle province e quelli dei comuni. Solo un dubbio rispetto al PDL proposto che diceva Elefanti. Probabilmente pensare che i comuni abbiano tutte le competenze necessarie per rilasciare autorizzazioni, personalmente ci fa venire qualche riflessione. Riflessione che probabilmente può rimanere in capo ai comuni il rilascio dell'autorizzazione e quindi creare dei problemi poi sempre in termini di tempistica. Comuni che spesso poi hanno delle rotazioni a livello politico, a livello di giunta o magari a livello di necessità, perché molto spesso poi succede che i comuni hanno bisogno anche di far quadrare i loro bilanci. Sempre più in questi anni vediamo questo tipo di approccio, per cui certe soluzioni vengono adoperate e vengono usate in questi termini. Ultimo passaggio che volevo sottolineare è che l'altra cosa che secondo noi a livello politico è importante bloccare è che non potrà non uscire un testo unico che non rimandi ad ulteriori regolamenti, ad ulteriori precisazioni, perché tutte le volte ormai ultimamente tante sono le leggi che hanno rimandato poi a regolamenti che non sono arrivati, a precisazioni che poi non venivano e hanno creato ulteriore confusione nel territorio e soprattutto nel mercato. Gli operatori che lavorano in questo comunque fanno grandi investimenti per riuscire a mantenere le loro cave, per riuscire a mantenere le loro strutture, le loro organizzazioni, e la necessità di una programmazione chiara che gli permetta di fare una previsione strategica di quello che è la loro azienda o di quello che la loro azienda potrà fare nel futuro, sicuramente è importante. Grazie. Grazie. Do la parola ad Anna Scavuzzo, consigliere delegata Ambiente Città Metropolitana di Milano. Grazie. Buongiorno, grazie intanto per l'invito di cui abbiamo avuto modo anche di discutere nei giorni scorsi, ragionando sulla costruzione di questo tavolo che vede insieme imprese, pubblica amministrazione, diversi livelli di enti locali e quindi insieme chi è il decisore politico, chi interpreta poi quello che il decisore politico stabilisce, ma anche chi in questo intermedio fra regione e imprese cerca di dare una forma a quei piani attuativi che poi diventano il quotidiano delle aziende e degli enti locali. Credo che sia importante stabilire un rapporto anche rispetto a quello che diceva prima il presidente Bosone fra la regione Lombardia e gli enti locali. Ci sono diversi modi per entrare in relazione. Io credo che il ruolo che oggi la Del Rio assegna alla città metropolitana sia un ruolo che abbiamo bisogno di definire in maniera progressivamente più cara a partire da esperienze concrete come questa. Sicuramente il presidente Bosone ha una lettura di quello che accade nelle aree vaste più precisa e quindi non mi arrogo il diritto di fare un discorso che possa valere per tutta la regione, ma credo che città metropolitana abbia alcune specifiche che in questi anni hanno caratterizzato il percorso che ci ha portato a essere città metropolitana e che oggi con la Del Rio noi abbiamo anche volontà di interpretare con un ruolo da protagonista, che quindi si pone in maniera non solo dialettica, perché parrebbe che vi fosse una contrapposizione, ma collaborativa, tanto con la Regione Lombardia quanto con i soggetti che nel territorio hanno bisogno di essere coordinati e di avere un interlocutore che li aiuti ad avere appunto un'interlocuzione con le aziende e con la Regione.
Dico questo perché non nascondo un po' di preoccupazione rispetto a questo orientamento verso una programmazione partecipata, che di per sé è una esperienza, anche un modo di lavorare che mi appartiene e che però ha bisogno di avere delle regole certe in modo tale da non mettere in difficoltà quegli enti che vanno a fare una programmazione partecipata. In particolare l'esperienza di Città Metropolitana vede una fatica da parte dei comuni a esporsi con uffici tecnici e di pianificazione, e quindi una richiesta di contributo in termini professionali da parte di quelli che sono gli organi preposti di Città Metropolitana, quindi non per una mancanza di professionalità, ma per una mancanza di lavoro di sistema, perché ciascun comune poi ha le sue competenze e le sue esperienze. Credo importante invece mantenere un'attenzione sovracomunale, anche perché, ripeto, non conosco la situazione degli altri territori, ma sicuramente in Città Metropolitana difficilmente una cava insiste solo su un comune, spesso coinvolge più comuni, e comunque tutte le attività allargate rispetto a quelle che sono le attività estrattive, siano esse di viabilità, di accesso ai siti, di smaltimento del materiale, comunque coinvolgono diversi comuni. Quindi una pianificazione sovracomunale permette a ciascuno di sentir rappresentate quelle che sono le esigenze, i bisogni, e in qualche modo rientrare sì in maniera partecipata in un disegno allargato di pianificazione. L'altra osservazione che credo importante è che questa stessa difficoltà io la rilevo nella questione circa la funzione concernente la via, che nel progetto regionale vedo insieme alla verifica di assoggettabilità a via. Anche questo ci rifletterei un po' prima di riassegnarlo ai comuni. Qualche anno fa è stato assegnato alle province, ci sono state una serie di formazioni, anche di attività di formazione per il personale. Credo che tutta quella capacità e professionalità umana ha bisogno di essere messa a disposizione, anche perché riprendere questa attività di formazione comune per comune può, se non altro, richiedere tempi lunghi, e quindi forse avendo noi personale formato, credo che abbiamo il dovere anche in questa economia dei tempi che richiamiamo a più voce, abbiamo il dovere forse anche di metterli nelle condizioni di fare al meglio quello per quale sono stati formati. Sulle cave finalizzate a opere pubbliche, di cui già avete parlato, sicuramente la Città Metropolitana di Milano le ha subite molto le decisioni del CIPE. Forse, adesso non voglio sembrare polemica, spero si lega l'apertura verso in realtà una collaborazione, c'è molta attenzione da parte della Regione Lombardia al controllo di ciò che avviene sotto, quindi nella proposta che ho letto del consigliere del gruppo del PD, credo sia definitivamente solo loro, ovviamente l'idea di andare verso una Regione Lombardia che ratifica e valuta se c'è congruità rispetto alla pianificazione e non entra nel merito del dettaglio snellirebbe i tempi. Ecco, forse recuperare invece una maggior dialettica con quello che accade a Roma, con quelle che sono le scelte governative, e richiedere lì sì un'intermediazione che è solo della Regione Lombardia, ovviamente non può essere Città Metropolitana che si mette contro TEM e chiede che vengano utilizzate le cave già aperte. Ecco, io credo che quello sia uno spazio politico invece da presidiare con determinazione, mentre credo che un rapporto virtuoso di autonomia, quindi con una Regione Lombardia che dà alcune indicazioni, con una legge, non dico una legge quadro, ma insomma una legge che dà un insieme con alcune linee guida di attuazione delle province, o almeno la Città Metropolitana che fa una proposta all'interno di quelle che sono le linee guida, e poi una Regione Lombardia che fra virgolette si limita a verificare che siamo stati alle regole e che quindi il piano rispetta quelle che sono le indicazioni e lo interpreta magari in un lavoro di pianificazione partecipata con i comuni, perché il percorso che porterà Città Metropolitana a fare la sua proposta di piano cave sta iniziando adesso. Chiudo questo intervento, ci sarebbero molte cose forse più di dettaglio, ma credo che la cosa interessante sia riavviare il percorso che avete individuato un po' con la prospettiva che dava il Presidente Marsico sull'idea di non partire dalle due vecchie proposte,
ma provare a stilare una proposta che raccolga un po' il virtuoso dell'una e dell'altra e ciò che in qualche modo è già condiviso, per poi invece andare a differenziarsi anche politicamente rispetto a quelle che sono alcune attività. Quindi forse ci possiamo dare appuntamento quando questo documento avrà già una forma. Credo che sul rispetto dei tempi noi come amministratori diciamo locali, di enti locali, ancorché come dire, di coordinamento, come in questo momento Città Metropolitana, abbiamo bisogno del rispetto dei tempi. Mi permetto di chiedere anche a voi di darci un po' un'indicazione rispetto ai tempi che questo percorso potrà avere, perché credo che ci dia anche un po' il ritmo rispetto a quello che è in capo a noi. Noi ci troviamo adesso in scadenza alla fine di giugno, ho colto l'invito del dottor Zambianchi sulla necessità di partire in anticipo rispetto alle scadenze, e credo che questo sia un monito che abbiamo bisogno un po' di interpretare tutti, in modo tale che la politica torni a essere capaci di guardare al futuro senza rincorrere un presente che è sempre più in ritardo di noi. Quindi colgo questo invito, chiedo a voi appunto di tenerci aggiornati e di contare su un contributo anche in termini concreti e non solamente così formali come potrebbero essere. Grazie, buon lavoro. Grazie Anna Scamuzzo anche per aver richiamato questo tema del rapporto con l'area metropolitana, con la città metropolitana e con gli evidenti intrecci che questo ha con il nostro lavoro. Darei la parola al dottor Riccardo Davini, direttore settore territoriale della provincia di Brescia. Buongiorno, grazie per l'invito. Sono state dette molte cose, io cerco di limitare l'intervento quindi ad alcuni aspetti che possono essere senz'altro approfonditi nelle successive sedi di dibattito, ma credo che rappresentino aspetti abbastanza importanti e naturalmente sono riflessioni che si basano anche un po' sulla esperienza di tanti anni alla direzione del settore che si occupa di cave presso l'amministrazione provinciale. Un primo aspetto, a mio avviso, è quello che attiene alla opportunità di differenziare all'interno della legislazione i vari settori merceologici. Ecco, noi sappiamo in particolare che esiste un settore, quello delle pietre ornamentali da taglio, che a mio avviso ha una sua specificità e quindi meriterebbe di avere una disciplina peculiare, differenziata. Chiaramente il tema dei fabbisogni, è noto a tutti che il fabbisogno di pietre ornamentali non è riducibile a quello che è il fabbisogno della sabbia e della chiaia, che è di regola provinciale o comunque regionale, questo è un fabbisogno ultranazionale. Poi il tema anche del recupero, ambientale, già la legge attuale ha diciamo valorizzato, anzi messo in luce insomma, questa peculiarità della necessità di un recupero ambientale che non sia limitato al decennio ma traguardi lo sfruttamento integrale dei giacimenti. A mio avviso potrebbe essere valorizzata l'esperienza che si è fatta nelle cave di marmo del Botticino, dove è prevista una pianificazione diciamo così lunghissimo respiro, all'interno della quale poi le singole pianificazioni possono naturalmente fare la loro parte. Un aspetto di cui non si è ancora parlato, ma a mio avviso è meritevole insomma di essere posto all'attenzione, soprattutto questo alla politica, è quello delle limitazioni spazio-temporali allo sfruttamento dei giacimenti minerari che sono individuati all'interno di un singolo territorio. Ecco, ovviamente anche qui, come in tutta questa materia, si tratta di conciliare interessi opposti, ma è fuori di dubbio che qualora l'attività di cava produca un disagio alla popolazione insediata in un determinato spazio, potrebbe essere certamente ragionevole prevedere un tempo massimo di permanenza delle escavazioni, mi riferisco naturalmente alle escavazioni soprattutto di sabbia e ghiaia. Potrebbe essere ragionevole, fermo restando che la VAS potrà naturalmente dimostrare la necessità di un tempo inferiore oppure
oppure anche di un tempo superiore qualora questo problema non vi sia o qualora questo problema ponderato e bilanciato magari con la scarsità di risorse in quel determinato sito possa in qualche modo essere superato. Il tema dei recuperi ambientali e del riassetto delle cave è questo è un tema fondamentale. Credo che una prima criticità abbia riguardato la cosiddetta destinazione finale degli ambiti al termine dell'attività estrattiva. Spesso la destinazione finale, che è stata individuata dai piani secondo una tassonomia che prevede l'uso naturalistico, l'uso agricolo, l'uso ricreativo,